Buongiorno, ciao a tutti. Allora, parliamo di un particolare che è venuto fuori in discussioni con amici arcieri e anche con istruttori, anche con allenatori, anche allenatori di alto rango. Ah, io ho le mie idee, si sa, e io dico la mia, no? Poi ognuno di voi può farsi una propria idea. E soprattutto sperimentate, sempre sperimentate, non prendete mai da nessuno, tanto meno da me, per oro colato, anche se tutto sommato una certa esperienza alla fine ce l'ho, no? Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Parliamo del controllo della proiezione della corda per mantenere la testa ferma, no? Come fanno gli olimpici quando vanno in ancoraggio? Cosa fanno gli olimpici quando vanno in ancoraggio? Quando vanno in ancoraggio sono in questa posizione qua, ok? Sono in questa posizione e possono traguardare l'ombra della corda, la traguardano proprio a lato della diotra, del puntino della diotra rotonda, quadrata che sia, la inseriscono in quella posizione in modo tale che sono sicuri tiro dopo tiro di avere sempre la testa nella stessa posizione, no? Abbiamo già detto, la testa è il nostro secondo mirino, quindi il nostro secondo punto di mira, quindi se vogliamo centrare un bersaglio dobbiamo sì porre, nel caso dell'arco olimpico, il pin nel centro, ma l'occhio, che è la diotra del nostro fucile, dovrà sempre stare nello stesso punto, perché solo da due punti passa un'unica retta, da un unico punto ne passano infinite. Quindi da questo scaturisce che anche l'arco nudo deve guardare questa benedetta proiezione della corda. Ahimè, e forse, attenzione, forse un falso problema. Io preferisco, come istruttore, insegnare a mantenere sempre la testa nella stessa posizione. Poi ci penserà la mia propria percezione e il mio sesto senso che dovrò acquire, il sesto senso che è il senso cinestetico. Il senso cinestetico è quello che mi permette di capire come sono posizionato nello spazio e ripetere i miei gesti, ma in tutti gli sport funziona così. E il tiro con l'arco non si sa perché deve fare tutti questi controlli stranissimi quando siamo in bilico e non riusciamo. Tutti questi controlli li facciamo quando abbiamo 20 kg sulle dita e tutto si sposta in modo strano. Quindi dinamicità, fluidità paga molto di più che i controlli consci, ok? I controlli subconsci sono proprio nascono dal nostro senso cinestetico. Ma io vi invito a essere in questa posizione. Qual è la posizione più ripetibile della testa? È quella, mi volto verso il bersaglio, questa è la posizione ideale. Se io dovessi andare a cercare la proiezione della corda, come mi dovrei mettere? Mi dovrei mettere da arco nudo in questa posizione. Ecco, in questa posizione ho la proiezione della corda nel posto giusto, ma dovrei mettermi in questa posizione. Ecco perché tante volte vedo patellette tagliate al contrario con la perdita dell'anulare, perché per forza di cose devono mettere la patella a mano in questa posizione qua per ruotare il polso e averlo in modo tale da potersi appoggiare e vedere la proiezione della corda. Ma perché tutti questi assiomi stranissimi? Tranquillo, ruoto la testa in questa posizione, dinamico, e tiro. Tutte le volte io ho la testa sempre nella stessa identica posizione, non ho bisogno di controllare dov'è la proiezione della corda, anche perché se io tengo la testa perfettamente dritta e la mano dell'arco nudo non è sotto il mento,
non sono ruotato sotto il vento, ma ce l'ho sotto lo zigomo, sono obbligato a vedere la proiezione della corda qua, addirittura in questa posizione, nella posizione del bottone. Ma è inutile guardarla, è inutile guardarla. Alleniamoci, tiriamo queste frecce, non facciamo questi controlli. Già è un gravissimo errore guardare la punta della freccia quando si mira. Guardare, ho detto, non vedere, io la devo vedere, ma devo guardare il centro del bersaglio. Ma poi guardare anche la proiezione della corda mi sembra quantomeno dispersivo. Quindi, cosa devo fare? Sono in questa posizione, se un mio amico mi chiama e ruoto la testa, cosa faccio? Tac, così. Chi è? Ah, ciao, benissimo. Questa è la posizione migliore. Quindi il mio setup, le mie frecce, tutto quello che dovrò fare lo farò per questa posizione della testa, che è la posizione più comoda, ripetibile, semplice, economica e biomeccanicamente adeguata al tiro arconato. Lo rivediamo ancora una volta. Faccio il mio string, ruoto la testa, guardo il centro del bersaglio. Ecco, sono ruotato. Mi metto ancora in posizione e tiro la mia freccia. Scendo, fatto. Vediamolo anche in questa posizione. Sono in linea col bersaglio. Faccio il mio string, alzo l'arco, la testa è semplicemente ruotata, ancoraggio, espansione, mira, mantenimento, rilascio. Semplice? Magari no, magari non è semplice, ma l'allenamento serve proprio a ridurre tutte quelle cose che possono essere dei trabocchetti, no? Perché poi tutti questi controlli alla fine perdo tutte le catene cinetiche che io sto mettendo in atto per essere fluido e dinamico e soprattutto ripetibile. Ok? Ci provate, scrivetemi nei commenti se non riuscite a fare qualcosa e se avete qualcosa da chiedermi, non esitate. Quindi, proiezione della corda, falso problema. Testa dritta, abituatevi a ruotare la testa e a tenerla dritta. Ok? Se le frecce vanno a destra e a sinistra, e non siete bravi, e per bravi dico che non fate almeno 500 punti indoor, se non siete bravi e non fate con costanza 500 punti indoor, le frecce vanno a destra e a sinistra per la vostra cattiva tecnica. Dovete ancora migliorare la vostra tecnica. Migliorate la vostra tecnica. Guardate i miei video e vedete di migliorare la vostra tecnica. Una volta raggiunti i 500 punti indoor, possiamo sistemare anche qualche altro dettaglio. Ok? Provate, provare e riprovare e tirare le frecce. Ciao a tutti!